chiesto ai miei iscritti di disegnarmi. Una sfida parecchio complessa se pensiamo al semplice fatto che per disegnare bisogna essere bravi. Tutti abbiamo provato a disegnare. Sin da bambini, quando ci hanno messo per la prima volta un pastello in mano, abbiamo provato a rappresentare la realtà. E puntualmente disegnavamo mamma e papà sotto forma di xenomorfi con parecchi problemi di articolazioni. Dio mio, poveri genitori! Poi crescendo magari qualcuno ha smesso di disegnare, ma altri hanno continuato. Negli anni 80/90 gli stimoli venivano principalmente dai fumetti dei supereroi. Nel 2010 magari dai cartoni animati e nel 2023 dai manga e dai cartoni animati dei manga. Anime, ok, anime, va bene, scusate, piano. Va bene, Pold, ok, so cos'è il disegno, non c'è bisogno che me lo spieghi. Va bene, caro mio iscritto, allora ti faccio un'altra domanda. Ti ricordi quando FaviJ iniziava i video facendo vedere i disegni dei fan? Bene, benvenuto nel mondo delle fan art. Secondo Google, una fan art è un'opera d'arte basata su un personaggio, un costume, un oggetto o una storia che è stata creata da una persona diversa dall'artista, in particolare un fan del medesimo. Quindi di conseguenza un disegno fatto da un fan per il suo youtuber preferito prende il nome di fan art. Forse ci stanno tracciando. Ci stanno tracciando. Stacca, stacca, stacca. Buongiorno caro spettatore, a causa di un attacco di hacking per i prossimi 60 secondi il video sarà ambientato in un passato remoto poco definito senza alcun principio di lore. Ringrazio di cuore Onkai Star Rail che ha deciso di aiutare il canale per un video incredibilmente pieno di problemi come quello che state vedendo. In segno di gratitudine vi invito a valutare l'idea di provare Onkai Star Rail, un gioco gratis due giocare, ovvero free to play, dal gameplay molto semplice sia per PC che per mobile. Un RPG ambientato in un mondo fantascientifico pieno di nemici, ambienti, personaggi con power up con cui farti una squadra piena di waifu. 20 personaggi tra cui waifu. Guardate, le avete tutti come immagini profilo di Discord. Anzi, waifu hacker. Questo personaggio chiamato Lupo d'Argento, perché in italiano sembra un nativo americano, aka Silver Wolf, sarà disponibile il 7 giugno. Questo PG, secondo la scheda, si fa beffe delle autorità e delle regole. È praticamente un siciliano. È praticamente me se fossi una waifu. No, ok, basta, dai, troppo. In descrizione trovate tutto e se usate questo codice ottenete anche un bonus in game. Sono così felice che finalmente qualcuno ha deciso di sponsorizzare i miei video. Davvero grazie di cuore a un Kaistar Ray. Rieccomi, scusate, stavamo parlando di fan art. Secondo voi io ho la faccia di qualcuno che non ha mai fatto una fan art? It's Poldo Lore Time. Sapevi che nel 2014 Poldo ha fatto una fan art a Pepo3393 e gli è piaciuta a tal punto che l'ha pubblicata nella sua pagina Facebook? Ora, io sto su YouTube da tantissimo tempo e di fan art ne ho ricevute un sacco, alcune veramente brutte ma altre dei piccoli capolavori. Perciò mi sono posto una domanda: cosa succede se chiedo ai miei 370.000 iscritti di farmi un disegno? E forse prima di dire sì, ok, facciamolo, avrei dovuto fare bene due calcoli sulla quantità di disegni che ho ricevuto nel giro di una settimana. E fidatevi quando vi dico che questo video non sarà solo io che guardo dei disegni, perché c'è stato un risvolto epico. Ma tu che stai guardando questo video, l'hai mai fatta una fan art per il tuo youtuber preferito? La storia inizia il 23 aprile del 2023. Ho deciso di pubblicare uno shorts in cui chiedevo ai miei iscritti di mandarmi un disegno mettendo a disposizione questa mail. Lo shorts è partito benissimo, ho avuto un'impennata di visual pazzesca e mentre sto scrivendo questo video sta a 650.000 visualizzazioni. Nelle prime ore da quando l'esperimento è iniziato, la maggior parte dei disegni era brutto. Chiaramente erano quelli del primo scemo di turno che ha aperto le note del telefono e ha disegnato uno stickman con i capelli lunghi. Ora, a proposito di questo, io ho dei tratti distintivi abbastanza facili da rappresentare. Metto spesso un cappello, ho sempre una maglietta nera di una band, ho questa poca barba, un solo orecchino, perché l'altro me l'hanno strappato da un concerto, lol. E ovviamente i capelli lunghi. Ecco, vi assicuro che in tantissimi disegni sembro una femmina! Solo perché ho i capelli lunghi, dai ragazzi, impegnatevi a non darmi dei tratti femminili! Quel giorno decido di chiudere la mail dopo aver visto circa 200 disegni perché erano molto passabili, ecco. I veri artisti erano ancora all'opera. Il giorno successivo apro Gmail e noto che le mail sono diventate quasi 2000, ovvero tantissime! Inizio ad aprirle e wow ragazzi, alcuni di voi sono stati
veramente bravi. Chi mi ha disegnato con il suo stile? Chi invece ha preferito un ritratto realistico? Chi mi ha disegnato col Nintendo DS? Ma in ogni caso, applausi per tutti quanti, ma soprattutto a chi ha stoppato il video per iscriversi al canale! Una menzione d'onore a tutti quelli che hanno provato a disegnarmi sotto forma di Gabibbo. Ma poi fosse stato solo uno, no, sono tantissimi, ma perché? Ovviamente in questa fase di lettura mail, la quantità di disegni poco ben fatti, mettiamola così, è aumentata in modo incredibile. Vi giuro, ho visto certa roba che mi ha fatto venire voglia di strapparmi i bulbi oculari e sostituirli con una palla da tennis. E poi... un'altra categoria di disegni particolari sono quelli creepy. Internet ha sempre avuto quel lato uncanny, quello delle creepypasta, di Slenderman, di Five Nights at Freddy's. E moltissimi hanno fatto fan art su queste cose. Non so perché molti disegni creepy mi hanno dato queste vibes da creepypasta. Io non sono un personaggio legato al mondo dell'horror, però molti di voi hanno fatto roba raccapricciante, nel senso buono ovviamente. Approved. Sapete chi ha fatto qualcosa di raccapricciante ma non in senso buono? Tutti quelli che hanno provato a fregarmi facendo generare immagini da intelligenze artificiali. Ma vi sembro stupido? Un cultore di internet come me, pluripremiato internet virgin, secondo voi non si sarebbe accorto che questo non l'hai fatto tu? Bro, dai, almeno cancella la filigrana, per Giove. Cozze. Tutto sommato l'esplorazione dei disegni procedeva bene, nonostante qualcuno abbia provato ad iscrivermi a sesso ore 24. Quindi chiudo la mail e decido di aspettare qualche giorno. Pessima scelta, visto che in quei giorni sarebbe successo qualcosa di strano. Passa qualche giorno, perciò, consapevole che le mail erano diventate 5.000, mi siedo al PC, apro la mail e il tuo account è stato temporaneamente disattivato. Cosa? Perché? Probabilmente Google si è trovato davanti questo account che riceveva giorno e notte mail piene di allegati e avrà pensato, qualcosa di strano sta accadendo. E quindi eccomi con l'account disattivato. Ragazzi, vi giuro, il panico. Non è un video che potevo rimandare. Tutti stavano aspettando questo fatidico video. Non potevo deludere tutti i miei iscritti. A farmi perdere ancora di più d'animo è che nell'avviso c'era scritto che di solito in 24 ore veniva riattivata. Bene, sono passate quasi due intere settimane e la mail non è ancora stata attivata. Non avete idea della rabbia per questa cosa. Era successa una cosa simile a Sedia, che aveva fatto questo video, ma lui aveva ricevuto tipo 10 volte in più le mie mail e gli si è solamente bloccato Gmail. Io sono stato bannato. Senza stare qui ad annoiarvi, ho dovuto mandare per giorni la foto del documento d'identità a Google per provare la mia identità, facendogli capire che non stavo facendo nulla di illegale, ma solo un video. Vi giuro, mi sentivo sotto processo, come se mi avessero accusato di aver ammazzato qualcuno. E io sulla sedia elettrica fino alla fine a urlare: non ho fatto niente, che palle! Ma finalmente, dopo aver inviato una foto di Mike Wazowski, Google si decide a sbannarmi. Oh, grazie Google! Non è andata proprio così, ma fatevela andare bene. In queste due settimane di tempo le mail erano diventate quasi 5.000, mamma mia! Ma con che voglia li dovrò guardare tutti! E ho passato quasi 6 ore di fila a guardare disegno brutto, disegno brutto, disegno brutto. Oh, questo è carino! Disegno brutto, disegno brutto, fino a finire tutte le email. Federico, come cazzo ti permetti? Ok, adesso devo prendere benissimo il fiato. La mia versione di Pooh è cursatissima. Le pixel art, sì, sono sempre bellissime. Questo non sono io. Questo sono io, ma che brutto! No, una maid, no, vi prego! Ma un Pokémon Carlino, magari sì, grazie da Drake. Dai, bro, ma nel libro di storia mi ha dovuto disegnare mio fratello in Cristo, ma perché? La mia versione gacha me la sarei evitata volentieri. La versione mi, invece, è più da Chad. Cosa, degli scout mi hanno fatto una zattera, ma che figo! Vabbè, questa è letteralmente sta foto, però in un universo parallelo. Bellissimo! Guarda, spero che io non ti incontri mai o potrei farti del male. Wow! Questo invece è fatto da AI, mega cursato. My Little Poldo! No, grazie. Quindi eccomi con un resoconto. Abbiamo constatato che molti di voi hanno talento da vendere. Alcuni disegni, ragazzi, sono veramente wow! Chi colora meravigliosamente, chi ha un tratto stupendo, chi ha proprio uno stile unico e chi ha... Ehi! Hey,
questa è la mia foto profilo. Non mi freghi, guarda, è la mia, guarda, è questa qui. Guarda, ora per farti perdonare come minimo iscriviti al canale, giovanotto. Ma ho constatato un'altra cosa molto grave. Un problema che prima di iniziare questo video avrei dovuto pensare. Una regola che bilancia l'internet. Quella regola che definisce ciò che è stato e ciò che sarà. La regola 34. La regola 34 è una regola di internet che recita in breve: se qualcosa esiste, allora qualcuno ci ha fatto la versione porno. Esce un cartone animato e internet si accanisce a fare fan art porno. Un'azienda fa la sua mascotte, ecco che viene scopata dai tentacoli. Lion VGF ha dei personaggi femminili nella sua lore e... oh mio Dio, questo non ci riesco, per favore. Ecco, avete già capito dove voglio arrivare. Alcuni di voi mi hanno mandato delle fan art porno. Ma cosa vi dice il cervello? Ma che schifo! Per dignità e per paura non ho mai controllato se esisteva qualcosa su Rule 34. Ma per l'amor di Dio, adesso non dormirò più notti felici, aiuto! Vi lascio immaginare la mia faccia schifata quando scorro le mail, ne apro una e aiuto! Se non ha passato lo schifo, posso affermare che molti di voi hanno anche delle menti creative. Alcuni di voi non hanno fatto dei disegni, ma delle vere e proprie opere. Chi delle statue fighissime, sia 3D che non. Chi ha fatto food art, spero si chiami così. E chi ha fatto questo? Oh, però è sicuramente un gioco come me come personaggio, prima o poi voglio vederlo. Invece la versione JoJo magari meglio di no. E poi c'è stata un'altra cosa che non ho considerato, un altro folle intoppo di questo esperimento. E potete immaginarvi quale sia, lo state aspettando tutti quanti da inizio video. Ma prima di dirvelo però voglio ringraziare le oltre 5.000 persone che si sono impegnate per rendere possibile questo video. Non posso mostrare tutti i disegni, capitemi. Però vi voglio ringraziare tutti, da chi ci ha messo 10 secondi con la prima matita che si è trovato vicino, a chi ci ha impiegato giorni e giorni. Davvero ragazzi, sono veramente fiero della mia community. Stiamo costruendo qualcosa di fighissimo. No, cos'è questa cosa? Sembrava tutto rose e fiori, e invece no, perché il problema principale che ho nominato prima è la quantità di disegni furri che ho trovato io. Ah! Buongiorno prof, le invio il mio PowerPoint sulla Cina. Bro, hai sbagliato email? You've reached your limit on talking. Shut the fuck up.